Immagina che un giorno, puff, tutte le creature grandi, pelose e piumate spariscano nel nulla. Scompaiono anche gli umani e non restano che i microbi. Cosa accadrebbe alla Terra? Quanto tempo ci vorrebbe per la ricomparsa di creature complesse e come sarebbero? Benvenuti nel mondo dei microbi. I microbi sono i più piccoli elementi costitutivi della vita, così piccoli che non si possono nemmeno vedere senza un microscopio. In questo fantastico mondo esistono tre gruppi principali di microbi: i batteri, gli archei e gli organismi unicellulari. I batteri sono ovunque, dall'aria che respiriamo al cibo che mangiamo. Alcuni sono buoni amici, ci aiutano a digerire il cibo e rendono gustoso lo yogurt, ma altri possono essere dispettosi e causare infezioni. Gli archei sono i tenaci esploratori del nostro universo microscopico. Sono i microbi più temerari e ci dimostrano che ci può essere vita nelle condizioni più assurde. Per esempio, possono prosperare in sorgenti supercalde, anche a temperature roventi. Alcuni sono persino in grado di vivere nei vulcani. Stanno bene anche al freddo gelido. Alcuni batteri si danno da fare in luoghi come l'Artico e l'Antartide. Lì aiutano a scomporre cose, come vecchie piante e animali congelatisi nel tempo. Lavorano come una squadra di pulizia della natura, trasformando quei resti in parti utili. Poi ci sono le profondità più oscure dell'oceano, dove la luce del sole non arriva. E chi incontriamo laggiù? Ancora i microbi, che si nutrono di tutte le strane sostanze chimiche presenti nell'acqua. E naturalmente vivono anche dentro di noi. Siamo una casa di microbi ambulante. L'intestino da solo è l'accogliente dimora di miliardi di batteri che ci aiutano a digerire il cibo e a mantenerci in salute. Infine, gli organismi unicellulari. Possono essere simili a piante che producono il proprio cibo attraverso la fotosintesi o ad altri animali che vanno a caccia del loro prossimo piccolo pasto. Alcuni organismi unicellulari si uniscono per formare colonie che lavorano insieme e costruiscono strutture complesse. Tutti questi microbi sono la base della vita. All'inizio sulla Terra c'erano solo microbi. Erano in giro e si godevano la vita. Ma il tempo scorreva e più passavano gli anni, più quei microbi si evolvevano. Sono cambiati un po', a volte acquisendo abilità speciali che hanno trasmesso ai loro figli. Le generazioni si susseguono e i cambiamenti si sommano. I microbi sono diventati sempre più complessi e dopo miliardi di anni e ancora più cambiamenti sono diventati qualcosa di sorprendente, come gli animali, le piante e le persone che vediamo oggi sulla Terra. È stato un processo molto lungo e noioso. Proviamo quindi a ripeterlo. Per esempio, cosa succederebbe se tutti gli organismi viventi sulla Terra moderna, ad eccezione dei primi microbi, scomparissero? Senza il trambusto della vita, il mondo diventerebbe spaventosamente silenzioso. Le strade che un tempo erano piene di persone e animali sarebbero ora vuote e tranquille. Edifici e città rimarrebbero isolati, come silenziosi monumenti del mondo scomparso. In primo luogo, si verificherebbe un'enorme interruzione della catena alimentare. Senza piante, erbivori e carnivori, le intricate catene alimentari che sostengono la vita crollerebbero. Il nostro mondo non sarebbe più così selvaggio e vivace. I minuscoli microbi sono belli, ma non bastano a formare da soli il mondo che tutti noi amiamo. Inoltre, ricordi che abbiamo detto che i microbi spesso mangiano gli avanzi di animali e altri organismi? Proprio come quando si mangia una torta e la si trasforma in energia, i microbi trasformano questi pezzetti in sostanze nutritive che la Terra ama. Ma ora, senza i grandi animali e le piante, non ci sarebbero più tanti avanzi di torta. I microbi continuerebbero a lavorare sodo, ma la loro evoluzione sarebbe molto lenta. Potresti pensare che senza piante non avremmo più ossigeno, ma non è del tutto vero. Infatti, gli alberi producono solo il 20-30% dell'ossigeno presente sulla Terra. Chi ci aiuta davvero a respirare? Il plankton di SpongeBob? Beh, no. Ma parlando seriamente, il plankton oceanico, in particolare il fitoplankton, è responsabile di circa l'80% della produzione di ossigeno della Terra. Il fitoplankton è considerato un microorganismo. Sono minuscoli organismi unicellulari o coloniali che galleggiano negli oceani sfruttando la luce del sole.
Quindi, se tutte le piante e gli animali terrestri scomparissero, il plancton oceanico continuerebbe a produrre ossigeno attraverso la fotosintesi. Diventerebbe ancora più essenziale per mantenere un'atmosfera respirabile. Anche se ora dovrebbe affrontare grandi sfide. I grandi animali, come le balene e i pesci, di solito forniscono nutrienti all'oceano. Questi nutrienti sono cibo per le piante di cui il fitoplancton ha bisogno per crescere e prosperare. Senza quei grandi animali, i nutrienti speciali potrebbero essere di meno. Il fitoplancton potrebbe non crescere bene. E poiché costituisce la base della catena alimentare oceanica, ciò potrebbe avere un effetto domino sull'intera catena alimentare nell'oceano. Inoltre, con meno piante, si produce meno ossigeno, mentre l'anidride carbonica si fa più presente. L'equilibrio dei gas nell'aria cambierebbe un po', e quando quell'equilibrio si altera, può influenzare il clima. Cambierebbero anche la temperatura della Terra e il modo in cui si muove il vento. Inoltre, troppa anidride carbonica può rendere l'aria soffocante. Animali come talpe, formiche e vermi sono ingegneri della natura. Scavano tunnel, tane e case nel terreno. Quando questi animali scavano e si muovono, in realtà aiutano il suolo. Lo mescolano e creano percorsi per l'aria e l'acqua. È come se dessero una bella scrollata al terreno per mantenerlo sano. Senza quegli ingegneri animali, il terreno potrebbe diventare più compatto. L'acqua piovana non riuscirebbe a penetrare con la stessa facilità. In più, le sostanze nutritive non si diffonderebbero tanto e il terreno potrebbe perdere le sue gustose prelibatezze. Quindi, l'intero ecosistema sotterraneo potrebbe diventare meno accogliente. Ma la domanda più interessante è: cosa accadrebbe a tutti i nostri manufatti umani? Le persone sono scomparse, ma le loro costruzioni no. Vediamo come questo potrebbe influenzare lo sviluppo dei microbi sulla Terra. Le cose create dall'uomo hanno bisogno di cure adeguate. Quindi, se non ci fossero più persone in giro, tutte queste cose verrebbero distrutte molto velocemente. I microbi possono crescere sulle superfici e, col tempo, inizierebbero a ricoprire edifici, strade e strutture. Potrebbe non essere visibile subito, ma con il tempo si vedrebbe un sottile strato di crescita microbica. La natura è una cosa potente. Gli edifici che un tempo erano protetti dalla manutenzione umana sarebbero ora esposti alle intemperie. Il vento, la pioggia, il sole e la neve distruggerebbero e rovinerebbero tutto ciò che abbiamo creato. E alcuni luoghi della Terra hanno un clima davvero duro. Estati caldissime, inverni gelidi o tempeste pazzesche. In queste aree, gli edifici e le città potrebbero rovinarsi in fretta. A questo contribuirebbero anche i microbi, perché alcuni producono acidi che possono rompere i materiali. Lentamente potrebbero comparire delle crepe, e materiali come il cemento e il legno potrebbero indebolirsi. Gli umani sopravvalutano il loro potere quando si definiscono re della natura. Se scomparissimo, in un paio di migliaia di anni non resterebbero quasi più tracce della civiltà umana. Sarebbe come se non fossimo mai esistiti. In ogni caso, questo evento offrirebbe ai microbi un'opportunità entusiasmante di evolversi in modo completamente nuovo. Con i riflettori tutti per loro, sarebbero liberi di esplorare e adattarsi all'ambiente circostante. Alcuni luoghi potrebbero diventare più impegnativi, mentre altri potrebbero diventare più facili da conquistare. I microbi si riproducono rapidamente, a volte in pochi minuti. Questa rapida evoluzione potrebbe portare a un'esplosione di nuove specie microbiche. I microbi potrebbero riabitare il pianeta? Assolutamente sì. Con il tempo apparirebbero nuove specie animali e piante, come nell'effetto farfalla. Ogni piccolo cambiamento porterebbe a tipi di vita completamente nuovi, e forse a nuovi tipi di umani. In ogni caso, questi microbi in rapida evoluzione potrebbero rimodellare il funzionamento degli ecosistemi. Interagirebbero tra loro in modi nuovi, creando nuove relazioni e cicli intricati. L'equilibrio della vita sulla Terra potrebbe essere molto diverso da quello che conosciamo oggi. Che aspetto avrebbe? Lo lascio immaginare a te.